Allora, siamo a Lago Negro, a margine della nuova edizione del Premio Donata Doni. Siamo con l'ideatrice, con la fondatrice, con l'ispiratrice di un progetto culturale, professoressa Belardi, perché il Premio Donata Doni è soprattutto questo, vero? Sì, soprattutto un premio culturale di grande importanza. Siamo finalmente arrivati alla terza edizione di questo premio e che sta crescendo sempre più a Lago Negro. È un omaggio alla poetessa Donata Doni, nata proprio qui in questa città il 24 di novembre 1913 ed è morta a Roma il 15 dicembre del 1972. In nome di Donata Doni si celebra anche la poesia, perché sempre più la poesia è di grande importanza per l'umanità. Sociologi, scrittori, giornalisti, insegnanti e anche persone comuni si dedicano alla poesia. E quindi in nome della Doni noi celebriamo stasera anche la poesia. Professoressa, la poesia, siamo in un momento storico molto particolare, molto complesso, eppure spesso la poesia viene citata anche come elemento che può dare forza, può dare anche speranza. Proprio in questi giorni più volte sono stati evocati poeti, versi e di poesie molto belle. È così, perché la poesia sono parole, la poesia è la parola buona, è la parola che denuncia le aberrazioni della società, è la parola che denuncia le violenze della società, è lo stato d'animo espresso in parole di tutte quelle persone che vogliono dirci qualcosa, sentimenti positivi e negativi in una società così difficile. I TG sono pieni di notizie negative e allora la speranza, ecco che la poesia rappresenta la speranza per tutta l'umanità e sempre più le persone si avvicinano alla poesia, sia quella del passato, quella del Novecento e quella attuale, attraverso la parola, la comunicazione, i versi che ci consolano, ci dicono parole buone. Può essere un antidoto contro la depressione, contro il male di vivere, per farci uscire anche dall'indifferenza e soprattutto convincere chi comanda, chi sta al potere, che deve cambiare. Lei ha scritto molti libri, ha scritto anche dei libri di poesia, tra l'altro a Lago Negro è impegnata anche in una serie di presentazioni, di eventi culturali. Possiamo dire che un po' la sua riscoperta anche personale di Donata Doni l'ha un po' spinta a credere o a ricredere, perché comunque lei è stata sempre impegnata un po' in questo tipo di attività, ma ad essere ancora più determinata verso la cultura. La mia attività di insegnante mi ha dato sempre la possibilità di lavorare in questo campo e mi sono rapportata agli allievi e a tutto quello che era riferito all'ambito scolastico. La scoperta di Donata Doni, che è avvenuta per caso, mi ha dato la spinta per continuare questo lavoro, perché è un lavoro vero e proprio, di scoperta. Ma soprattutto serve anche a valorizzare le intelligenze lucane e non, visto che la poetessa è vissuta anche a Forlì, e fare in modo che emergano, perché c'è un mondo sommerso di persone che vale, ma poiché non siamo potenti, in questo mi includo anch'io, allora sono voce urlate nel silenzio. Quello che mi colpì di Donata Doni quando sono stata a Forlì nella biblioteca comunale, dove mi è stata data la possibilità di studiare i suoi testi, quaderni interi, ricche di inchiostro, dove lei aveva inciso "non lascerò ai posteri, a voi, a me in questo caso, denari e ricchezze, ma solo queste parole che sono il frutto del mio lavoro, della mia sofferenza, della sudata
sulle carte per scrivere, e quindi voglio che il mio nome, che la mia opera possa essere portata avanti, ed ecco che ne sono orgogliosa di aver scoperto questa poetessa e in suo nome, in suo nome voglio portare avanti il ruolo della donna nella società. Tant'è che questa serata è importante perché celebriamo la poesia, ma non dobbiamo dimenticarci che il prossimo 25 dicembre è la giornata contro il femminicidio, contro la violenza di genere, e quindi la ricordiamo però riservandoci la speranza in un mondo migliore. La poetessa è stata una donna come me, nata a Lago Negro, un'insegnante, un'educatrice, una scrittrice, ma è stata impegnata anche nel sociale. Lei era al fianco in un'azione cattolica della Baldassarri, da non dimenticare, perché è vissuta tra i due, tra un periodo storico, cioè in un periodo storico importante, tra le due guerre mondiali. Quindi a cavallo di queste guerre c'è stato il fascismo, e Mussolini era nato proprio a Predappio, vicino Forlì. Lei, essendo di Forlì, si ritrovò a vedere con i propri occhi, con la propria esperienza, la soppressione di questa associazione che, pur sempre cattolica, Mussolini non tollerò. Quindi in nome della Doni, diciamo, è un atto anche di rivalsa nei confronti degli uomini che sono stati gli uomini della sua vita, idealmente un fratello incombrante, Monsignore, che non le diede la possibilità di esprimersi appieno. Ecco, per concludere, professoressa Belardi, per chi non è venuto nella sala consiliare di Lago Negro, possiamo evidenziargli cosa si è perso? Allora, io penso che gli assenti hanno sempre torto, soprattutto quando si sono presi degli impegni mesi addietro. Stasera la festa di Donatadoni è la festa di una cittadina, di una cittadinanza, di un lago negrese, quindi tutti i paesi sono raccolti, e la sala gremita dimostra quanta passione c'è e quanto affetto anche nei miei confronti. Il problema non è solo di Lago Negro o della Basilicata, ma è di tutta l'Italia. Si investe molto poco nella cultura, e spesso anche chi vuole farlo non a scopo economico non sempre viene ben visto, e quindi vogliono tarpare le ali, ma le ali non si tarpano alla poesia, perché la poesia resiste al tempo, e questo ce lo dimostrano i grandi scrittori che non hanno avuto fama nella loro vita, poi dopo la morte tutti ne parlano. È il caso di Pasolini, l'abbiamo ricordato qualche giorno fa, sono trascorsi più di 40 anni, è stato vilipeso, maltrattato, e oggi ne parlano persone che invece hanno pregiudizi per riempirsi semplicemente la bocca. Allora, noi insistiamo con la professoressa Belardi, e dunque i premiati, no? Perché poi c'è anche una curiosità nel conoscere le persone che hanno avuto questo ambito riconoscimento. Allora, i premiati sono dei poeti di Lago Negro e del Lago Negrese. La prima premiata è la signora Teresa Spagnuolo, una donna che è di origine di Noepoli, che si è sposata a Lago Negro e ha una bellissima famiglia con tre figli e tantissimi nipoti, insegnante elementare, purtroppo si è ammalata precocemente e quindi si è pensionata in anticipo rispetto alla sua, insomma, al suo percorso, a quello che avrebbe voluto dalla vita. Tuttavia non ha smesso mai di credere nella speranza e ha scritto innumerevoli versi guadagnandosi tantissimi premi. Questa sera la premiamo proprio per la sua tenacia e per la forza di non arrendersi. L'altro premiato invece è un uomo nella narrativa, il professore Vincenzo Labbanga, che ha scritto tantissimi libri e saggi storici. Lo abbiamo voluto premiare proprio perché anche lui, un testardo, quando tutto gli remava contro, lui ha continuato nel suo percorso di scrittore, oltre ad essere chiaramente un insegnante, un padre di famiglia e tanto altro. Diciamo, queste persone hanno delle bellissime qualità in ogni ambito. Poi abbiamo voluto dare dei riconoscimenti, noi lo chiamiamo premio, ma in realtà è un premio simbolico per ringraziarli per quello che hanno fatto nella nostra area. Il primo è Mario Oliva.
40 anni di onorato servizio nel trasporto urbano del Pullman Oliva, senza il quale noi facevamo chilometri nella parte alta della città per raggiungere la parte del centro storico dove lì erano tutti gli uffici. Quindi dal 1975 ad oggi abbiamo avuto questo grande servizio pubblico. Inoltre Calderano Mario, anche lui si chiama Mario ed è di Episcopia, 40 anni di lavoro nell'impresa, quindi nell'edilizia. E allora abbiamo voluto mettere insieme questi riconoscimenti proprio perché per valorizzare queste eccellenze che non sono nel campo della poesia o della letteratura, ma lo sono in altri ambiti. E poi ancora altre, la poesia dialettale della professoressa Elisa Conte e poi ancora Antonella Viceconti che ha dedicato il suo impegno al sociale, quindi al CIF, e soprattutto per il lavoro, diciamo, pregevole che ha fatto nello scrivere un libro che ha raccontato 70 anni di storia, quindi l'aspetto femminile, diciamo, è sempre molto forte e molto presente. E ancora un altro riconoscimento a una schiva, diciamo, artista che si chiama Franca Iannuzzi, è stata lei l'autrice del capolavoro, quindi della scultura dedicata a Donato Doni che abbiamo rivitalizzato in questi giorni, e questo riconoscimento serve per darle la forza di continuare, perché spesso questo lavoro è molto difficile, molto complicato, e quindi abbiamo voluto omaggiare la Franca Iannuzzi. E ho dimenticato di dire una cosa, i premi sono dei lavori fatti su un coccio, insomma, creta, insomma, terracotta, ecco, non mi veniva la parola, terracotta, e ha realizzato il disegno di Donata Doni l'artista Alessandro Casale, originario di Lago Nero, ma che vive a Trieste. E poi ancora abbiamo voluto dare anche un riconoscimento giornalistico al direttore del quotidiano di Basilicata, Lucia Serino, proprio perché per il suo grande impegno nel campo appunto della comunicazione. In sintesi, questi sono i premi. Questi sono i premi, ma perché abbiamo voluto scegliere, abbiamo allargato un po', diciamo, gli orizzonti, non ci siamo soffermati solamente alla città di Lago Negro. Però questa sera avete visto, insomma, l'arpa della maestra Daniele Eppolito, la performance di Helen, di Eva Immediato. Ma la cosa più bella di stasera è che ad organizzare questa manifestazione, a parte me che sono stata l'ideatrice, ho avuto molti partners, e quindi la Universum Academy Switzerland nella persona di Novella Campolongo, che è la presidente regionale di questa associazione, ma ancora l'UPL, Università Popolare Lucana, sezione Lago Negro, e l'associazione, diciamo, la Caleidos, che è la Proloco di Lago Negro, e l'amministrazione comunale che ci ha dato, insomma, il patrocinio morale. In sintesi voglio dire, per questa manifestazione io devo ringraziare tutti quelli che mi hanno dato una grossa mano, la stampa, persone, diciamo, che sono insegnanti, persone di cultura, ma nello stesso tempo anche coloro i quali si sono impegnati per che tutto funzionasse bene, dal microfono alla fotografia. Ringrazio Agostino Borreca, ringrazio Giampaolo Filizzola, voglio ringraziare una torta eccezionale che ritrae la poetessa Donata Doni, e tutti quelli che, insomma, mi sono stati vicini moralmente. Tutto non profit, con gli sponsor, altrimenti non avremmo potuto realizzare questa speciale festa in onore della poetessa Donata Doni. Grazie.
Professoressa, Lago Negro per cosa? Per sottolineare l'importanza della poesia, per sottolineare l'importanza dell'impegno di una donna attuale come quella di Agnese, come Agnese Belardi, ma anche di una donna che purtroppo non c'è più, come Donata Doni, quindi tanti elementi importanti in questa occasione. Molto di più di questo. Intanto per presentare la Universum Academy di Basilicata, Università della Pace, della quale Agnese Berardi ha assunto l'incarico di delegata del Lago Negrese. Quindi prima che l'impegno per Donata Doni eccetera, viene un impegno molto più importante, che è appunto quello che ho detto, perché le è stato conferito a Lugano a maggio con una cerimonia ufficiale dal presidente internazionale della Universum Academy, Università della Pace. Quindi, sicuramente questo è, c'è anche questo premio Donata Doni. Sì, e questo rientra come la prima attività che Agnese celebra in qualità di delegata Universum, ed è il primo evento che lei organizza, appunto. Rientra proprio nella sua attività di delegata Universum del Lago Negrese. Ecco, professoressa, dicevamo con Agnese Belardi l'importanza della poesia. Proprio in questi giorni, in un momento in cui il mondo si capovolge quasi per certi versi, eppure molto spesso si fa riferimento alla poesia, quasi come come una speranza. Ecco. La nostra associazione si occupa di divulgazione della cultura del territorio sul territorio, in modo particolare di poesia. Quindi Agnese, sia in qualità di poetessa che in qualità di organizzatrice del premio Donata Doni, è chiara, è evidentemente proprio la persona adatta a gestire questo. Noi come associazione gestiamo un concorso internazionale di poesia per celebrare la giornata mondiale della poesia indetta dall'UNESCO. Abbiamo un protocollo d'intesa con il sindaco di Rivello, con l'associazione Ali di Falco Valle del Noce, proprio per un concorso di poesia che si fa con l'agriturismo Il Coccovello, l'estate, di poesia e di pittura, e abbiamo anche un reading di poesia che dà luogo alla collana dei poeti lucani, quindi di poesia proprio a 360 gradi ci occupiamo. Assolutamente sì, e avremo modo adesso di ascoltarla, grazie. Grazie a lei. Allora, Lago Negro, per, io credo, per testimoniare una vicinanza, no, agli eventi culturali. Sì, sì, bontà loro mi premiano. Diceva un mio vecchio direttore che un giornalista non deve mai ricevere un premio e non deve mai scrivere un libro. Io libri non ne ho mai scritti, non è nelle mie intenzioni, però ricevere un premio fa sempre piacere, perché è un riconoscimento a un impegno e un lavoro, e mi fa piacere riceverlo in questo momento in cui il nostro settore, la nostra categoria, forse anche voi lo sapete, è forse il momento più critico dai tempi di Gutenberg in poi, quindi lo prendo come un atto di incoraggiamento, perché tutelare l'informazione non è tutelare un gruppo editoriale, ma è tutelare uno dei principi fondamentali del nostro sistema comunitario democratico. Quindi ritrovarmi a Lago Negro, che è un po' un luogo di snodo del mio mezzogiorno, diviso tra Basilicata, Campania, Calabria, mi fa particolarmente piacere, e spero che sia, come dire, un'occasione, un momento per ricominciare con fiducia a navigare, a superare il maremoto di questi tempi. C'è un altro maremoto, direttore, che è quello di questi giorni, o diciamo di questi ultimi anni, la poesia, no? Viviamo in un mondo quasi capovolto, poi stasera parliamo di poesia, quasi può apparire una contraddizione, ma non lo è, perché proprio in questi giorni molto spesso la poesia viene evocata anche come momento di speranza. Assolutamente sì, sono giorni in cui viviamo con il dolore nel cuore, con l'angoscia nel cuore. Io per il mestiere, io sono fondamentale, anzi sono una cronista, quindi sono sempre stata un po' lontana dalla poesia, dalle digressioni
più ideali, più di sogno, più ultrone, però se noi pensiamo che l'altro giorno, dopo l'intervista di una signora di 77 anni a Parigi, che ha citato un libro di Hemingway, che era, come dire, il sogno della Parigi del dopoguerra, il libro è schizzato nelle classifiche, una parola, un libro, una poesia, un verso può restituire quel sentimento di pace, di serenità, di valori universali, inderogabili, che possono aiutarci a ritrovare il nostro ubicon system esistenziale fatto di fratellanza, di solidarietà, di valori che in queste ore sentiamo terribilmente compromessi. Professoressa, abbiamo intervistato poc'anzi altre professoresse, quindi le educatrici sono assolutamente vicine a questo momento, ma non solo vicine, proprio le istituiscono questo tipo di eventi. Io veramente in questo evento sono particolarmente coinvolta, perché è stato dato il premio Teresa Spagnolo e mia mamma, e questa cosa mi ha reso veramente felicissima, perché è giusto che vengano riconosciuti i meriti a persone come lei, così brave. Lei infatti, quella poesia che è stata letta, La Foglia, quella è stata premiata appunto all'Expo a Milano e ha vinto il primo premio internazionale della poesia, e questa cosa mi ha fatto veramente veramente felice, ed in onore di questa manifestazione e di mia mamma ho realizzato con la collaborazione di mia figlia questa torta in onore di Donata Doni, che diciamo è la regina della manifestazione. Tra l'altro, professoressa, sappiamo che lei ad un certo punto nel corso della serata, noi siamo alla fine della serata, e lei ha fatto vedere questa torta e sua madre è rimasta un po', si è commossa. Sì, è rimasta colpita dalla torta e dalla manifestazione, perché non sapeva assolutamente nulla. E quindi è stata veramente, veramente una cosa bellissima. Sono veramente felice perché è stata realizzata in un modo veramente meraviglioso. Ecco, per concludere una riflessione sulla poesia, dicevamo con gli altri intervistati, siamo in una fase in cui quasi appaiono superflue le poesie, invece non è così, perché anzi proprio in questo ultimo periodo spesso vengono evocate. Sì, io credo che siano fondamentali, perché in un momento di perdita di punti di riferimento, come sono questi giorni, come sono questi momenti che stiamo vivendo, credo che momenti di riflessione che vengono dal cuore, che questi stati d'animo espressi in maniera così forte e profonda siano fondamentali, perché credo che sia una delle poche cose vere che ci siano al momento.